Ciao, bentornati sul canale. Oggi un video haul. Ho comprato tante cosine per la cura della persona e vorrei farvele vedere anche a voi. Partiamo con chi? Con la Coop. Io non sono una tesserata Coop, ma comunque da anni vado in un punto vendita molto piccolino, però trovo quello che mi serve, no? Più che altro per una cena veloce, per magari improvvisiamo qualcosa, facciamo questo e sì, non ho in casa, passo subito dalla Coop. Ed ecco, alla Coop, non mi ricordo, settimana scorsa o 2 settimane fa, c'era il meno 25% sul Viviverde. Io ho notato che la Coop ha cambiato un po' la sua strategia di fidelizzare i clienti, nel senso che prima tu potevi, no? Prima si mettevano i bollini su quello che vuoi scontare, tipo una linea era in promozione e sceglievi tu su quale. Poi hanno tolto i bollini che alla fine vai a inquinare, no? Appiccicando su tutto quanto il tuo bollino. E prima si scontava tutta la linea, per esempio Viviverde. Poi è uscita una novità che ti toglieva il diritto di scegliere te. E la Coop decideva cosa scontare e cosa no. Cosa che non mi piace, no? Se tu vai a scontare il Viviverde, a me serve per esempio il dentifricio, tu non me l'hai messo in offerta, ma mi hai messo il balsamo per darti un esempio. Comunque, questa volta è eccezione, non so come mai, c'era su tutta la linea Viviverde, sia mangiare che cosmetici, e magari farei anche un video su cose interessanti, particolari o novità per me che mi sono piaciuti dalla Coop. Vediamo, ho in mente. Comunque, io ho ricomprato il mio amatissimo, non trovo la posizione, sarà così, sarà boh. Ho ricomprato non so la quanta volta, ma non sto a contare, latte detergenti per pelli secche e delicate con olio di Enotera, che si sente tanto, e estratto di riso, molto molto buono, ha un prezzo molto onesto, non scontato, costa sui 4 euro e sono ben 200 ml. Compro e ricompro questo latte, lo uso durante tutto l'anno perché non è unto, ma nello stesso tempo va ad idratare e nutrire la pelle e nello stesso tempo strucca anche bene il make up. Ho ricomprato tanti dentifrici Viviverde che li usiamo tutti quanti. È un dentifricio molto valido con estratti di salvia e arnica. Lascia i denti puliti, rinfresca l'alito e ha un prezzo molto molto buono. Non scontato, costa 1,50 euro. Sì, ho risparmiato quasi niente, ma comunque non è 1,50 euro, ma meno 25% in più. Ho ricomprato le mie amatissime salviette struccaggio al fiordaliso e estratto di melissa, molto valide. E un altro Viviverde e balsamo labbra, questo non l'ho provato ancora, è con camomilla e olio di jojoba. Prima era la calendula, adesso è con la camomilla. Sono curiosa di vedere come andrà su di me perché con la calendola proprio non mi era piaciuto, l'ho provato in vari periodi ed era un no per me. Vediamo questo qui. A proposito di Coop, no? A me dà fastidio quando io vedo su un'etichetta, per esempio, 2 euro e alla cassa il coso passa, il prodotto passa con 2,50, 2,80, 2,70. Deve passare con il prezzo che c'è. Qua ad esempio era 2 euro, sullo scontrino mi sono trovata 2,59 o 2, comunque qualcosa in più. E vabbè, l'ho preso scontato, ma comunque anche qua si può discutere sulla Coop. Finiamo la Coop, se no vado troppo severa su di lei. Passiamo al Lidl. Al Lidl sono andata. Cosa mi serviva? Ah, mi servivo, visto che c'erano dei fiori, le primule, e anche dei bulbi. Alla fine i bulbi non li ho presi perché non mi convincevano quelle che ho visto, ma ho comprato le primule perché ho un angolo in giardino con delle primule e mi mancavano. E quindi, essendo lì, ho dato una sbirciatina ai cosmetici. E in video di vari ragazzi ho visto questa linea Aromatic Oils. Con questo pack arancione verso marrone molto molto attraente, ho letto link, non mi è sembrato male. Dovrebbe essere uno scrub con olio essenziale. Tu apri questo barattolone perché io l'ho
l'ho aperto già e ti trovi questa marmellata qui. Parleremo di lui in un altro video, quindi qua chiudo e vi menziono che questo scrub costava intorno a 4 euro per 250 ml. Andiamo avanti, non vedevo in passato così tanti prodotti scontati da Lidl. Mi ha fatto piacere trovare questa saponetta felce azzurra che io non ho mai provato, è coperta, comunque dovrebbe essere con mandorla, sapone biologico mandorla con farina di mandorle bio, costava 1,19 ma l'ho pagato 83 centesimi, sono curiosa di vedere come mi trovo perché a breve finirò quello di Erbolario, quella saponetta. Poi appena ho letto mirtillo nero non ho capito più niente e ho comprato il sapone mani che non l'ho mai provato di Winnie's, anche qua era 1,69 euro e io l'ho pagato 1,18 perché era 30%. C'erano vari prodotti ancora in offerta ma non mi ha attirato l'attenzione niente. Passiamo dal Tigotà. Io da Tigotà da tanto che non andavo perché c'è sul mio canale un video all'inizio di febbraio che io sono andata dal Tigotà, ho detto vedete come mi confondo, io sono andata al Tigotà ma c'era vicino Acqua Sapone e questa volta sono andata da Acqua Sapone che a gennaio non ero entrata. Quindi all'Acqua Sapone ho trovato una bella promozione, se tu compravi 5 euro di antica erboristeria, io qua ho preso due balsami diversi, con latte di riso e frutto della passione, mi incuriosisce molto, e latte di mandorla e bacche di acai, antica erboristeria con essenze di origine naturale 100%, formula vegana. Vediamo come andrà. Io non sono una consumatrice dell'antica erboristeria e quindi non sapevo che questo fa parte del gruppo grande Schwarzkopf and Henkel, gruppo tedesco, e se tu spendevi 5 euro in questo marchio ricevevi alla casa in regalo una crema per il corpo. Io ho ricevuto il balsamo corpo, il certificato EcoCert naturale antica erboristeria, sarebbe la linea biocertificata di antica erboristeria. Volevo vedere gli estratti, sarebbe con estratti di fiori d'arancio biologico. Vediamo come andrà, sono molto curiosa ed è un bel regalo ricevere alla cassa una crema del genere. Già sapendo che mi è piaciuto il sapone mani, quello che ho comprato a Lidl, appena l'ho visto questo nella sezione outlet, l'ho comprato a 1 euro soltanto, sapone mani con melograno e mirtillo nero. Molto molto valido questo sapone, ma anche su di lui non mi soffermo qui. Un altro sapone liquido, sempre nella sezione outlet, e la linea all'aloe vera, questa era una linea uscita un paio di anni fa a quel sapone, non ho mai comprato, ma poi ho visto gli stessi prodotti all'Eurospin e anche lì ho detto no, ce li ho, non li prendo, ma vedendo un sapone da 200 ml made in Italy certificato ICEA ad 1 euro, lo lasci lì? No, è venuto a casa con me. E sempre all'Acqua Sapone ho preso una crema che ho già mandato a mia mamma, dei Provenzali crema alla rosa, non mi ricordo, idratante credo, sì, era la rosa moschetta, ed era in omaggio questo olio di mandorle dolci che io vedevo sempre questo set nei video di Giulia Kina Yoshimoto e dicevo molto molto puccioso questa confezione dell'olio e infatti me lo sono preso 55 ml e la cremina è andata da mia mamma. I oli provenzali li conosco, questo di mandorle dolce l'ho comprato più di una volta, quindi sono contenta di averlo ricevuto anche questo in omaggio. Poi in questo periodo da Esselunga c'era la promozione meno 50% sul secondo articolo, sia le cose mangerecce che cosmetici. Io da un po' di tempo che guardavo la loro crema corpo, ma
non mi attirava più di tanto, nonostante fosse qua l'estratto di aloe che mi piace, ma poi passiflora, quando leggevo dicevo deve essere carina questa, questa combinazione, però avevo magari qualcosa in casa e quindi la lasciavo lì, tanto dicevo se lunga è qua, è la linea gabbiano col gabbiano, che in teoria ha a base ingredienti di origine naturale, non sparirà. E infatti mi è venuta adesso la voglia di comprarlo, visto che la confezione con un prezzo intero costa 4 euro, comprandolo questa con 2 euro, visto che era al 50%, ho pagato 3 euro una, ed è un prezzo molto valido per 300 ml di prodotto. Hai voglia adesso di creme corpo? Ho una, direi, una bella scorta, quindi sono a posto per iniziare la cura del corpo con creme nuove. Devo spegnere, anzi no, continuo con il trucco, o il trucco lo lascio alla fine, facciamo così che io spengo. Questi sono i miei acquisti non fatti in un giorno e neanche una settimana, sono le ultime settimane, se no un mese, quindi alcuni li ho aperti, come ad esempio questa acqua micellare che ho trovato al Conad, su Bioethic. Io l'ho provata in passato, mi era piaciuta molto sia questa all'argan che la versione all'aloe, quindi sono andata sul sicuro, visto che con l'acqua micellare di Sien non mi trovo per niente bene, mi brucia gli occhi, quindi l'ho lasciata stare. Con l'acqua micellare io mi strucco più che altro il mascara e faccio la prima passata, mi tolgo la protezione solare, visto che va molto molto bene e infatti è indicata per tutti i tipi di pelle. Anche qua c'era una bella offerta, su alcuni prodotti c'era meno 20%, come ad esempio su questa acqua micellare, e io sono andata a pagare soltanto 8 euro per 50 ml, ma sulle creme corpo, sui sieri viso e anche gli oli viso, che io non ho preso niente, c'era meno 30%, quindi sono andata a prendere la crema leggera idratante, qua in francese, qua in inglese, ecco qua c'è l'italiano, crema leggera idratante all'aloe vera. Questa la voglio provare quando farà più caldo, e infatti è indicato per pelle normale e miste. Spero che sia una crema leggerina, che non mi facciano, non sia pesante sul viso. Si presenta così, sono 50 ml di prodotto, anche su bio è un prodotto certificato EcoCert, quindi ha degli estratti certificati al suo interno, e qua l'ho pagata soltanto 4 euro. Sono contenta di aver approfittato dell'offerta, ero per caso al Conad, quindi mi fa piacere. Ancora di più mi fa piacere quando all'OVS ho trovato, guardavo lo stand di Essence perché cercavo dei pennelli, non che mi servissero necessito assolutamente, però dicevo se ci sono gli sconti approfitterei per provare qualcosa di nuovo, visto che adesso io uso anche gli ombretti più che altro per fare la base, quando metto l'ombretto neutro color crema o pesca, no, per un po' migliorare le occhiaie, io uso i pennelli grandi, e infatti ho preso questo che sarebbe Face Wall Rounder Brush, mi si incarta la lingua, brush. Guardate che forma carinissima ha, e poi è morbido, infatti io vado sul contorno occhi e mi coccolo così con una polverina, e se vi dico che questo pennello, non mi ricordo quanto era il prezzo d'acquisto iniziale, ma l'ho trovato a soltanto 1,29 euro e l'ho preso subito, non c'era nient'altro di pennelli, e essendo da Essence ho preso questa pallettina. Salute Paris, è bella la confezione, e dentro si presenta così, sono 9 ombretti, sì, 9 ombretti, ombretti che io uso e strauso. Avrei comprato anche la palettina con tanto verde e azzurro, questa era nuova, intonsa, l'altra invece aveva una ditata e ho detto no, la lascio lì. E se vi dico quanto ho pagato questa palettina, come fai a lasciarla lì? Con questo inch non carino, ma a 1,29 euro non potevo lasciarla lì, quindi l'ho presa
pagando la stessa cifra che il pennello. Qui finiscono i miei acquisti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!